where you wanna go, and you know the things you wanna know, yeah. Smiling when you said what you wanna say, and you know the way you wanna play. You'll be so high, you'll be mi trovo più che altro nella situazione per un equivoco e dunque e rappresento un po' quello che almeno secondo me è la normalità nella scuola, nel diciamo la parte dei ragazzi che sono più normali forse, che vivono le cose in una maniera più tranquilla e quindi mi ritrovo più in questa situazione. È stato molto difficile, molto strano, anche perché trovarsi nel fango, appunto con la pioggia, la scena del bosco che ho fatto con Elio, è stata una scena che ha richiesto veramente anche fisicamente uno sforzo molto, molto grande. Avevamo fatto delle prove, però non l'abbiamo neanche fatto molte volte, tutte quelle cadute, tutte quelle cose le abbiamo fatte due volte perché eri talmente, anche perché sono morivo, veramente il cadavere lo faccio molto bene per questo, però c'era cioè, stato molto veramente difficile anche fisicamente e forte perché sei talmente in questa situazione che quando dicono stop tu sei ancora un po' dentro, non so come dire, molto agitata ancora, e la pioggia aiuta tantissimo perché non senti solo il rumore della pioggia e urli. Bravo. Allora io mi sono sentito e mi sento tuttora molto distante, diverso da Cristiano, perché siamo due persone molto, molto diverse. E però questo ha anche aiutato, perché noi abbiamo molti personaggi e l'importante è soltanto farli uscire. E spesso, cioè per me Cristiano è stata un po' una parte di me che io ho sempre represso e durante le riprese ho dato libero sfogo a ciò che non sono nella realtà. Quindi l'importante era capire che cosa provava Cristiano, interiorizzarlo e poi diciamo lasciarsi andare. No, che mi è fatto venire in mente che non era proprio, che mi aveva molto colpito mentre giravamo. Dopo la scena che picchi col bastone Alex, quello della moto, che sei venuto, era bagnato fra, dice, ovviamente sei venuto e dice, sai che questa è la scena che mi è piaciuto di più fare. C'è una. Ecco, sì, ecco. Salve, una domanda per il regista Salvadores. Sono qui. Grazie. Salve. A proposito della colonna sonora, mi ha abbastanza spiazzato l'utilizzo di She's the One di Robbie Williams. Non sembrava molto adatto, cioè non mi sembra un genere che si addica molto su film, soprattutto contestualizzato con un'altra colonna sonora completamente diversa, insomma l'ho visto un po' come avulsa dal resto del film. Mi incuriosiva appunto questa cosa, devo sapere anche se Robbie Williams sa l'utilizzo di della questo film e cosa ha detto. No, è carino questo. Sì, Robbie Williams lo sa, ha controllato il suo conto in banca, sicuramente lo sa. E il ma insomma, però la colonna, questa canzone la sente Fabiana, che è una ragazzina molto giovane e che se,
insomma, Robbie Williams è molto ascoltato dai ragazzi, da lì. Canta una canzone d'amore adolescenziale con le parole un po' auliche, ed è la canzone, nel romanzo originale c'era Christina Aguilera. O era nella sceneggiatura? Nella prima sceneggiatura. È meglio, no? Nella prima sceneggiatura. Nella prima sceneggiatura. Noi avevamo bisogno di un qualcosa che fosse, come nei thriller veri, la traccia per far scoprire il colpevole. E Nicolò, proprio, mi ricordo, ha avuto questa idea molto bella dell'iPod, secondo me, cioè di un qualcosa che continua indipendentemente, anche se tu non ci sei più, a rimandarti la musica che stai sentendo, allora che diventa lo strumento con cui poi Cristiano scoprirà che l'assassino non è il padre, ma i quattro formaggi. E quindi questa canzone fa parte del mondo di Fabiana, di quella ragazzina, non certo del mio, dove invece effettivamente è vero, c'è quella musica, la musica originale, cioè scritta per il film, è quella dei Mocadelic. Volevo anche dire una cosa, però, che a me è divertito molto, infatti il montaggio potevamo fare in vari modi, la facciamo sentire o la sente solo lei? La facciamo sentire a pezzi, ma abbiamo provato ad alzarla nella scena dell'inseguimento e poi nel bosco, e mi piaceva molto il contrasto tra quella canzone super pop leggera e quelle immagini invece non... No, sì, sono d'accordo, volevo dire che era proprio il contrasto che... Cioè io quando ho sentito per la prima volta la Pausini non ho potuto che pensare a delle scene di horror, quindi mi viene naturale. Penso che sono... Marco se n'è andato via e vedevo Marco, capito, che se n'è andato via trascinandosi dietro le sue tutela, quindi proprio una cosa che mi funziona bene e credo che faccia... È una cosa distonica che però funziona. Valerio Cappelli, credo. Sì, semplicemente a Nicolò, è una storia di maschi con tre personaggi maschili molto forti. Volevo sapere se avevi mai pensato di inserire un personaggio femminile altrettanto forte all'inizio, perché accettatela come una leggerissima provocazione, avete fatto un riferimento shakespeariano molto forte. Shakespeare, c'è Macbeth, poi c'è Lady Macbeth, abbiamo Otello, accanto c'è Desdemona. Sì, io ci avevo pensato, nel senso che nella mia follia iniziale, ma diciamo molto molto iniziale, il libro doveva essere praticamente una cosa che non si poteva leggere, perché a un certo punto Cristiano veniva trasferito, diciamo preso dopo che Rino finiva in coma, e veniva portato a casa era tutta un'altra storia, però insomma andava nella casa di Esmeralda, dove c'era una madre che era completamente diversa, che invece era una madre di grande dialogo con i figli, e così che si trovava in difficoltà con questa adolescente che non riusciva a controllare, e quindi c'era quest'altra figura. Però poi ho detto vabbè, vado a mille pagine, cioè, proprio me le lascia perdere, ho tagliato. E poi mi sembrava che fosse un mondo, cioè un mondo senza donne era un mondo triste, un mondo dove poi in fondo non si capisce bene quali sono neanche i rapporti, c'è questo amore che li lega, ma è un amore impaurito, è l'amore degli ultimi, di quelli che si difendono uno con l'altro, e sentivo che questa mancanza di tenerezza femminile fosse sostanziale, questo rapporto tra questo padre e figlio non dovesse avere... non ci dovessero essere, cioè dovesse essere esclusivo, e quindi è stata una scelta chiaramente anche nel libro è un po' così, se nonostante poi invece le ragazze, le adolescenti sono più tratteggiate evidentemente. When you get to where you wanna go, and you know the things you wanna know.